Buonasera, sono Mirko e volevo portare all'attenzione una problematica che per noi del Movimento 5 Stelle è molto importante, cioè quello che si sta verificando negli ultimi anni qui sul territorio di Mestrino, il dilagare del gioco d'azzardo. E in questi anni abbiamo visto che nei nostri bar, nei nostri locali, si sono presentate le famose slot machine. Non meno che negli ultimi mesi hanno aperto una sala slot, una delle più grandi della provincia di Padova. Per noi è un problema, come dicevo prima, è un problema perché dati anche nazionali riportano la gravità a livello socio-sanitario, diciamo, in quanto la ludopatia per lo Stato italiano è una problematica molto sentita. Infatti, appunto, come dicevo prima, dati che parlano, lo Stato italiano si ritrova a avere più spese sanitarie per curare queste patologie che non gli introiti dovuti alla tassazione, che tra l'altro è molto ridotta. E noi come movimento abbiamo presentato a fine luglio a un consiglio comunale di luglio, abbiamo presentato una mozione in cui si chiedeva al comune di prendere posizione nei confronti di questo fenomeno. Sappiamo già a priori che il comune ha poche armi, perché tutte le licenze, tutti i permessi, diciamo, vengono rilasciati dal prefetto. Però il comune, sappiamo che può attivare tutte quelle armi, diciamo, di disturbo per andare a contrastare il fenomeno, mettere dei paletti sulla distanza tra luoghi di aggregazione, come controllo periodico persone che fruiscono di questo servizio, nel senso che andare a controllare che non ci siano minori in queste strutture e tante altre cose. E in questo consiglio abbiamo avuto un esito positivo, nel senso che l'hanno approvata praticamente all'unanimità con qualche variazione. Adesso noi come movimento ci faremo carico di tenere sotto controllo gli sviluppi di questa mozione, di queste attività che deve intraprendere il comune, e saremo vigili in questo. Ottimo lavoro.